Ci troviamo nella cucina dell'osteria di San Cesario, dove la sora Anna, famosa nel mondo come la regina della cucina romana, la regina della matriciana, nonché del quinto quarto, ci farà vedere la sua versione della matriciana. La matriciana, che è questa salsa famosa ormai in tutto il mondo, che in origine serviva per condire gli spaghetti. Infatti tutte le paste romane nascono con il formato di pasta degli spaghetti. Abbiamo infatti gli spaghetti cacio e pepe, spaghetti alla gricia, spaghetti alla matriciana ed infine gli spaghetti alla carbonara. Oggi poi ci si mettono vari formati di pasta. Infatti qui all'osteria di San Cesario si usa questo formato di pasta qui, che sono gli gnocchetti, chiamati a coda tesorica, tipico formato dei Monti Prenestini, che assomigliano molto ai pici toscani. Ora la sora Anna ci racconterà la sua versione della matriciana. In primis dobbiamo dire che l'importanza della matriciana, la ricetta, come vedremo poi, ognuno ha le sue la matriciana è una ricetta palinsesto, essendo una ricetta, diciamo, tipica, ognuno ha le sue varianti, ma l'importante è il prodotto che si usa, i prodotti. Abbiamo quindi il guanciale che deve essere semplice, sale, pepe, leggero sfumatura e una stagionatura media. Fondamentale il pecorino Brunelli genuino, prodotto nel Lazio, e poi appunto i pomodori. Noi nell'osteria di San Cesario usiamo i pomodori corbarini, appunto, o anche quelli del piennolo. Ora iniziamo la ricetta. Allora, sora Anna, come si inizia la ricetta? Allora, la ricetta si inizia molto semplice, tagliando subito il guanciale. Ci vuole un guanciale buono, molto genuino nel profumo del naso. Non abbiamo levato la cotenna. Sì, dopo la scoticatura, fondamentale anche è, diciamo, il taglio dei pezzetti di guanciale che vengono poi messi, perché se si fanno troppo piccoli poi scompaiono nel piatto durante la cottura, se si fanno troppo erti, troppo spessi, poi ne rimangono, diciamo, troppi. Quindi bisogna tagliarli in una maniera, diciamo, media. Ecco, adesso Solana ci farà vedere come li taglia lei. Si taglia la fetta di guanciale, poi si taglia a metà e poi si tagliano in questa maniera. Oh, la matriciana in origine era in bianco, la gricia, come si dice a Roma. Poi verso il 1860 c'è stato aggiunto il pomodoro e quindi si è creata la versione che è universalmente conosciuta oggi, appunto quella rossa. Però bisogna dire che in origine la matriciana era in bianco. E in effetti la differenza tra la gricia e la matriciana è solo nell'aggiunta del pomodoro. Quindi praticamente nella prima fase di come della preparazione che sta facendo in questo momento la sora Anna è praticamente identica alla gricia. Dopo aver quindi tagliato il guanciale in questo modo, lo si mette a rosolare. Allora, sì. Intanto abbiamo preparato una cipolla, però la cipolla c'è chi ce la mette, c'è chi non ce la mette. C'è una fogliettina, va bene, ma no, che ci mettono sempre la cipolla, che dopo quando la mangi non... Sì, la sorella ce ne mette un po', un quarto. Poi abbiamo il peperoncino, il vino per sfumare, vino bianco. Adesso facciamo vedere la preparazione. Un goccettino d'olio extravergine d'oliva ci va, ma proprio un goccettino all'inizio, per... Ecco, non c'è, vedi? Sì, per iniziare un po', sì, per ungere solo, diciamo, il fondo della pentola, per, insomma, per impedire che poi il guanciale magari si attacchi.
quindi facciamo rosolare il guanciale. Adesso mettiamo il peperoncino, così spezzato, e l'alloro, perché l'alloro gli dà un profumo molto particolare. Pure se qualcuno adesso lo firma tutto con l'alloro, però noi l'abbiamo fatto sempre così. Questi colori sono bellissimi, rosso, bianco del guanciale e il verde dell'alloro. Come fanno a non innamorarsi gli stranieri della nostra cucina? Ma come? Non si può. Adesso diamo una sfumata con il vino bianco. Ah no, manca la cipolla ancora. Un attimo. La cipolla, che come diceva la sora Anna, ci va proprio un'ombra, come si dice, una foglia, un giusto per dare un profumo. In alcuni casi ho mangiato delle matriciane che erano pasta e cipolla, è un po' esagerato. In alcuni casi qualcuno non ce la mette per niente, ma nella versione della sora Anna ce n'è un po'. Ecco che si arrotola bene, viene coperta. Poi la foglia dell'oro infine si toglie, no? Anche il peperoncino durante la cottura si sminuzza un po' di più, veramente. Facendo questo lavoro rimane croccante, però rimane anche molto buono quando lo si mangia, che va sotto i denti. Questo pezzetto di guanciale è buonissimo. Adesso una leggera sfumata con il vino. Come a me mi piace di guardare sempre, allora deve essere al punto giusto. Ecco, adesso momento della benedizione. A questo punto si aggiunge appunto del vino bianco secco e si fa evaporare. Diciamo che dopo l'evaporazione, a questo punto avremmo la gricia, nel senso che in questo composto, sì, dopo appunto l'evaporazione, si potrebbe cuocere la pasta, metterla in questa salsa e finirla col pecorino, e avremmo appunto la gricia. Invece nella matriciana classica, diciamo, cioè rossa col pomodoro, dopo l'evaporazione del vino si aggiunge appunto il pomodoro. Se usate dei pomodorini freschi di collina o anche conservati, ma sempre di grande qualità, mi raccomando, la sora Anna li passa, cioè li priva dei semi e della pelle, e quindi poi esce fuori una passata. Questo lavoro noi l'ha già fatto in precedenza, e quindi adesso aggiungeremo questa appunto passata che è stata ottenuta appunto da questi pomodori. Questi sono i corbarini. I corbarini. Vedete, il pomodorino di Corbara, che è uno dei migliori pomodori che esistono veramente al mondo, acidità pari a zero, anzi sono zuccherini, si può dire, veramente buoni, e vengono da Corbara sui Monti Lattari, sopra Gragnano praticamente.
Eccoli qua. Ci farà una passata in diretta con l'Anna. Vedete? Oh, a questo punto poi le versioni della matriciana diventano due scuole. Ci sono quelli che praticamente la fanno cuocere pochissimo, quasi per niente, diciamo. E... però a quel punto dovreste avere un pomodoro veramente buono come questo, perché altrimenti se il pomodoro non è buono rimarrebbe troppo acido. Invece la sora Anna è della seconda scuola, il secondo tipo di scuola, e cioè quella che la matriciana invece la fa cuocere parecchio. È vero? Quanto la fa cuocere? Circa un'ora e mezzo, anche due ore a fuoco lento. Mazza, così tanto? Sì, meglio, no? Però lei la controlla sempre, questo è il fatto, la sta sempre a controllare. Non si deve lasciare, no? Ecco qua, aggiungiamo anche un po' di passata, sempre di corbarini. A questo punto abbassiamo il fuoco. Oh, come avete visto il sale praticamente non c'è, perché già il guanciale è salato di per sé. Poi dobbiamo sapere che la pasta anche verrà salata, alcuni non la salano neanche l'acqua di bollitura della pasta, che sennò viene troppo salata. E poi l'elemento che regola la salatura in finale è il pecorino romano, che di per sé è abbastanza salato e saporito. Quindi se voi questo sugo lo fate troppo salato, cioè magari anche salato il giusto, c'è pericolo poi che la matriciana venga troppo saporita, proprio perché il pecorino, che è l'elemento fondamentale nella fine del piatto, poi dopo faccia risaltare troppo il sapore. Quindi a questo punto in genere il sugo della matriciana, la soranna, non lo sala, e quindi è una salsa quasi quasi sciapa. Non è totalmente sciapa perché il guanciale, sciogliendosi, poi dà, diciamo, il sapore al sugo. Però comunque il sale non viene aggiunto. Ci troviamo ora alla parte finale. Prendiamo questi gnocchetti, una matassina di gnocchetti appunto a coda di soraga, che sono fatti acqua e farina a mano, no? Esclusivamente a mano, fatti dalla sora Anna. Adesso li mettiamo nel bollitore. Questi quanto ci mettono a risalire, sora Anna? 5 minuti. No, pensavo anche di meno. Se devono cuocere, no? Non si cuociono. Tu lo so che tu li vorresti mangiare tutti. Ah, io come mi mangio tutto. Allora, sono pronti questi gnocchetti, sora Anna? Ci manca poco. Allora, adesso ci prepariamo. Spiritualmente. Come vanno finiti adesso? Adesso gli gnocchetti verranno presi, scolati e messi in una padella dove abbiamo messo la nostra salsa, la matriciana. Dopo un'oretta e mezza di cottura avremo levato chiaramente le foglie d'alloro, il peperoncino si è disintegrato, questa bella salsa è bella densa, come vedete non è come quelle matriciane che navigano, perché piene di olio o di grassi, diciamo, eccessivi. E adesso ci sarà la parte finale, la parte più importante è quella dell'aggiunta del nostro pecorino Brunelli genuino, che è un capolavoro, che ha oltre 2000 anni di storia. Quindi la sora Anna la manteca un po', diciamo, alza il fuoco, tira su la pentola, la tira su e gira e diciamo fa questa mantecatura molto veloce. A questo punto la matriciana è pronta, verrà impiattata
e qualcuno se la mangerà. Qualcuno che sta dietro la telecamera. Io sono Emilio, il figlio. Ecco qua. Aggiungiamo un altro po' di pecorino. Il pecorino ci vuole. Ci va in grandi quantità, che tra l'altro come ci va anche perché sala. Praticamente il sugo della matriciana, come dicevo prima, è un sugo quasi sciapo e viene salato. Ecco qua. Viene salato col pecorino, chiaramente. Adesso ci si rimette il pecorino e allora adesso questa neve di pecorino, che ce ne vuole tanto, e poi dei guanciale croccante sopra. Sì, c'è una variante, negli ultimi anni qualcuno ci mette anche il guanciale, diciamo, croccante. Praticamente il guanciale che avete visto tagliato prima, listarelle, se in un pentolino, in un padellino, lo fate tostare, levate mano a mano il grasso che si scioglie e viene fuori molto croccante, lo aggiungete solo alla matriciana e, diciamo, dà un gusto in più, perché quando verrà mangiato sentirete sotto i denti scricchiolare questo guanciale saporitissimo. E questa è la matriciana della sora Anna con il pecorino Brunelli.